A Lentini la consigliera comunale del Movimento 5 Stelle Maria Cunzola ha presentato una interrogazione al Presidente del Consiglio Comunale e per conoscenza anche al Segretario Generale, all'Assessore Alessio Bufalino e all'Assessore Rita Brancato in merito all'atto vandalico compiuto nei giorni scorsi ai danni del convento dei frati minori cappuccini di Lentini, ubicato all'interno del cimitero. Da qualche tempo e da diverse associazioni, scrive la consigliera comunale del Movimento 5 Stelle Maria Cunzolo, è arrivato l'urlo di allarme riguardante lo stato di abbandono in cui versa un bene importante del nostro patrimonio storico, il convento dei frati minori cappuccini, sito nella parte storico-monumentale del cimitero di Lentini, un bene del XVIII secolo che grazie alla rimodulazione della legge del 1990, la cosiddetta 433, si era riusciti a strappare al degrado e all'abbandono, costato alla comunità oltre 2 milioni di euro. Per 2 anni, grazie ad un protocollo d'intesa che la precedente amministrazione siglò con l'Associazione Sicilia Antica, il bene è stato custodito e reso fruibile. Scaduta la convenzione, scrive ancora la consigliera comunale del Movimento 5 Stelle di Lentini, Maria Cunzolo, questa amministrazione non ha ritenuto opportuno rinnovarla, né con la stessa né con altre associazioni. Il convento al momento risulta chiuso e quindi facile preda dei vandali. Alfio Mangiamelli, già sindaco della città di Lentini, incontra la stampa e i lentinesi per illustrare l'impegno prodotto per consentire la realizzazione della via di fuga lato nord del comune di Lentini, più comunemente conosciuto come il progetto della via Etnea. L'incontro con la stampa avrà luogo alle ore 17 di mercoledì 13 marzo. Il sindaco di Francofonte e architetto Daniele Lentini. Ecco, parliamo di programmi amministrativi. Cosa bolle in pentola? Abbiamo avuto finanziato proprio a breve, poco tempo fa, qualche giorno fa, un cantiere di lavoro, un cantiere sociale importante che darà diciamo, lavoro per 80 giorni circa a una quarantina di persone di Francofonte. E questo è importante, ne stiamo aspettando altri 2. Cantieri, anzi 2,5, diciamo sono un po' di più di 2, forse 3, che daranno anche quelli uno importante sbocco, una boccata d'ossigeno lavorativa alla popolazione di Francofonte. Già sono state fatte tutte le graduatorie, quindi la gente aspetta lo sblocco di questi cantieri per andare un pochettino a lavorare, per avere 80-100 giorni di occupazione. E questa è la prima cosa importante. Dopodiché stiamo incominciando a trarre beneficio di tutto quelli che sono stati i lavori e le progettazioni che abbiamo inviato ai vari assessorati nei mesi scorsi, quando ci siamo insediati con la nuova amministrazione. A giorni partono i lavori per la pubblica illuminazione. I lavori prevedono un restyling di circa 2.500-2.600 lampade, quindi finalmente Francofonte, dopo decenni che aspetta, avrà tutta la pubblica illuminazione rinnovata, efficientata con i LED a basso consumo. E oltre a questo abbiamo previsto nella progettazione linee nuove per delle zone che si sono sviluppate in maniera disordinata e che attualmente ci sono degli insediamenti di case, di cooperative che non sono serviti dalla pubblica illuminazione, e questo lo faremo nel giro di 6-7 mesi, saranno completati i lavori e quindi finalmente questo grande problema di Francofonte al buio sparirà. Ecco, una città quindi che mira ad avere nuovi obiettivi, che mira ad avere nuovi progetti, che mira ad avere un volto diverso.
Ma sicuramente molto più moderno, stiamo cercando di efficientare i pozzi, stiamo cercando di spostare il mercato che oggi è un grosso problema, stiamo diciamo iniziando e abbiamo quasi completato l'iter per il campo sportivo nuovo, per la pista d'atletica, insomma stiamo dopo un semestre di progettazioni, abbiamo due edifici finanziati per quanto riguarda l'efficientamento energetico, due grossi edifici. È una cosa importante che avrei detto, avremmo fatto un annuncio prossimamente. Noi abbiamo avuto finanziato un progetto per un polo d'infanzia nuovo, sono 4.900.000 euro, credo così a memoria che sia il più grosso finanziamento che mai abbia avuto il comune di Francofonte, e con perseveranza, con pazienza ci siamo riusciti, si era quasi perso ma siamo riusciti a recuperarlo. Angelo, scusa, oggi 8 marzo, giornata festa della donna. Oggi è la festa internazionale della donna, in quanto le Nazioni Unite nel 1957 hanno decretato questa giornata di liberazione e di pari opportunità fra uomo e donna. Noi ci crediamo fermamente, difatti in tante altre piazze Angeli è presente. Siamo presenti a Carlentini insieme all'Archeoclub, siamo presenti in altre città quale Catania, siamo a Nicolosi e Belpasso. Secondo lei occorrono leggi più rigide? No, secondo me occorrono delle leggi che vengono attuate, perché le leggi rigide ci sono, ma solamente che ancora non c'è la fermezza e non c'è, come dire, abbiamo bisogno di più dallo Stato che metta fine ai condoni che ci sono anche riguardo delle donne vittime di violenza, di uomini che hanno usato violenza alle donne. Oggi ricorrenza della donna è un momento di commemorazione, di ricordo non solo dell'evento che ha dato poi origine a questa giornata, ma più che altro per sensibilizzare contro il cosiddetto femminicidio. Ormai è un dato assodato, siamo di fronte a un'emergenza che, per fortuna, facendo un pochino tra le associazioni e un po' le donne stesse, unendoci insomma tutte insieme e facendo una serie di eventi che non ricorrono solo il giorno della festa della donna, diciamo così, ma per tutto l'anno. Centri antiviolenza, solidarietà, anche momenti artistico-culturali, insomma tutte a favore della donna e contro la violenza, vanno a sensibilizzare prevalentemente quelle che sono le nuove generazioni, in modo da evitare poi per il futuro che vi siano queste esperienze che purtroppo stiamo vivendo sempre più quotidianamente. Oggi è una giornata molto importante. Oggi, oltre a ricordare l'evento, mi allaccio alla collega, l'evento dell'incendio successo in fabbrica nel 1930 all'incirca, l'8 marzo oggi rappresenta la conquista, serve a ricordare e a non far dimenticare le nuove generazioni, le conquiste che sono state fatte fino ad oggi, sia sul campo economico, sul campo sociale, sul campo politico, che la donna è riuscita a conquistarsi. Quindi noi, come diceva la collega, le istituzioni sono vicine alle donne, grazie anche alle associazioni che si occupano di stare vicino alle donne. Quindi quello che noi oggi reclamiamo fortemente è la donna oggi è al primo posto e al pari dell'uomo. Noi rappresentiamo l'associazione della Polizia di Stato che operiamo in ambito nazionale, abbiamo sposato questa causa perché la riteniamo giusta. La donna ha fatto tantissime lotte e quindi noi dobbiamo perorare la loro causa. Noi siamo con la legalità, aiutiamo le donne che sono in difficoltà. Anche il secondo istituto comprensivo Dante Alighieri di Francofonte ha deciso di aderire a questa manifestazione, perché riteniamo che una tematica così delicata, importante e di grande attualità sia da affrontare anche alla scuola media, e i ragazzi del secondo istituto comprensivo sono già sensibilizzati a questo argomento e oggi partecipano alla manifestazione con grande entusiasmo e partecipazione. Ecco, Don Luca, parroco della Chiesa Madre di Francofonte, oggi 8 marzo, festa della donna, una giornata per non dimenticare. Sì, 8 marzo è giornata significativa, tante le iniziative per ricordare innanzitutto l'evento che ha segnato questa giornata e che poi ha istituito questo ricordo. Iniziative alle quali partecipo volentieri quando sono chiamato a partecipare, perché abbiamo ancora bisogno di affermare la dignità della donna, e dico purtroppo, perché oggi dovrebbe essere molto più naturale, molto più scontato pensare
alla ricchezza, alla preziosità della figura della donna nella società, nella famiglia, in ogni ambito in cui sia il grande dono di avere la donna come parte integrante del contesto. Allora queste iniziative ci ricordino che noi siamo chiamati a vivere nel rispetto reciproco, rispettando appunto i compiti e le peculiarità che il Signore ha donato a ciascuno, uomo o donna, ma tutti nella costruzione di una società sempre migliore. Sono la professoressa Filloro Magnese e rappresento con il nostro responsabile, professore Barbera, l'Istituto Moncada di Lentini, che è lì, di Lentini, sede staccata di Francofonte, che sarebbe Lipsia. Io mi voglio riallacciare al tema della donna e soprattutto l'8 marzo, questa giornata appunto di lotta per l'emancipazione, ancora di più, anche se già possiamo dire che siamo molto, molto emancipati rispetto a quello che c'è stato, grazie a quelle che prima di noi insomma si sono attivati. Volendo solo leggervi una poesia che a me piace tantissimo ed è di un'autrice di casa nostra, perché è di Catena Fiorello. D'un ventre di una femmina nasci, femmina puro io e mi ne vanto, femmina come la Madonna, femmina come la terra, e femmina volessi rinascere ancora, se mai mi fossi concesso di scegliere pa' seconda volta. A tia, mascolo, che ti fai chiamare uomo, una sola preghiera. Prima che pigli un cuteggio o mi tiri in cazzotto, ricorditi che pure tu fosti cresciuto per 9 mesi in questo corpo. E si ammazza mia, e come si tradisci a tuo stesso sangue.